Riprendiamo anche oggi la nostra consuetudinaria rassegna stampa, che però vogliamo iniziare facendovi vedere questo splendido quadro del grande pittore Botero. Eccolo qua, Botero. Se non lo vedo non è vero. Eccolo qui. Una bella femmina riesce a abbellire la femminilità anche deformandola attraverso un'immagine di persone grasse, ma non sono grasse, sono grosse, sono allargate. Dilatate. Questo per dirvi come sia possibile La manovrare mente. la mente e lavorare sull'immagine. Questa è un'opera di bellezza, perché chiunque di noi A apprezza dimostrazione di questa. come sia plasmabile la percezione della realtà da parte del potere. Esattamente. Quindi quello che volevo dire in primo punto è questo qui. L'arte che cos'è? L'arte è equilibrio nell'opera d'arte. Quindi questa è sicuramente un'opera d'arte perché è equilibrata nelle sue proporzioni, in se stessa, indipendentemente da quello che vuole dimostrare. È un'opera d'arte, piace perché è un'opera d'arte, indipendentemente dal fatto che esprime una femminilità che coi canoni classici, e mi riferisco ai Quelli canoni greci? Sì. del, no, no, del 400, del 500, del Che 600 riprendevano i italiano, greci. sì, vabbè, ma io parlo della pittura, i greci ci hanno lasciato le statue. Certo, però riprendevano le statue e le dimensioni, come si dice? Come si dice? Al complesso del vittoriano, la proporzione, Ecco, la proporzione, l'insieme delle proporzioni intrinseca e delle dimensioni, ecco. esattamente nelle dimensioni. Dopodiché lascio la parola a te perché qui ci sono tante cose Ma io da non devo dire. dire niente. Allora, qui c'è un altro articolo che tratta sempre da questo numero del venerdì, che è molto interessante e che è simpatico e ve lo voglio far vedere perché. Qui c'è un altro argomento che a me interessa sottolineare. E seguendo le vicende d'Italia in questi ultimi anni, così come sono state narrate dagli avvenimenti e da chi ha cominciato a raccontare le cose per quello che stanno, che sono state, beh, francamente ho l'impressione che a fronte di cose incredibili, la reazione non solo Non c'è stata. dell'autorità, quelle che dovevano intervenire, non sono intervenuti, basterebbe pensare alle bombe cosiddette intelligenti che sono state messe nel 1993 in occasione di uno scontro apparente, non si sa bene, Mafia Stato. mafia-Stato, laddove evidentemente se ne è parlato di queste cose di recente, parlando di Totò Riina, il quale poverino, che vuoi fare? Cosa vuoi? Bisogna aver pietà, no? Mettere a lessare un bambino, vai che sia, un bambino, prima lo strozzi, l'hanno messo A sciogliersi a nell'acido. sciogliersi, perché ricordiamoci che, diciamo le cose come stanno, tutte le donne che vediamo in televisione, quelle baldraccone che si dimostrano veramente tutte completamente rifatte, anzi diciamo volti definitivamente deturpati dalla chirurgia estetica. Dal botulino. Sì, ma io magari fossi il botulino. Abbiamo una chirurgia estetica che è fatta appositamente per deturpare i volti di queste donne. Io lo Abbiamo so. visto con quella conoscente che abbiamo visto l'altro ieri, non la riconoscevo. Sì, vabbè, quella stava bene. Basta vedere certe donnacole televisive per Stava vedere. bene, ma era completamente diversa dalla Abbiamo persona che io capito, conoscevo. sì, abbiamo Tant'è capito che non l'avevo riconosciuta. che era stata lavorata. Certo. Aveva anche 51-52 anni. Ma quelle baldraccone che vediamo sistematicamente in televisione a pontificare hanno apertamente dei volti con delle labbra tumefatte, Canottiere, con tipo degli Canotti, occhi, tipo Canotte. con degli occhi, con degli zigomi che vanno oltre i limiti, capito, di una maschera dell'Africa nera. Frankenstein, Frankenstein. Frankenstein era bello rispetto a questo. Allora, evidentemente dobbiamo dedurre, perché quando i posteri fra 150 anni
vedranno queste baldraccone in televisione, penseranno che il modello di qualità, di definizione del bello sia questo. Comunque penseranno che erano persone che erano state deturpate perché rompevano le scatole a qualcuno, invece di bruciarle vive gli hanno deturpato la faccia. Detto questo, veniamo a noi, perché questa cosa, come dicevo, non solo c'è stata una reazione sempre molto calma, molto accurata, molto gentile, molto composta delle autorità, ma anche dei movimenti di opposizione. Quali? Quelli che teoricamente avrebbero dovuto indignarsi, quindi indignazione non c'è stata mai. L'indignazione non c'è stata mai. E quindi è un popolo oggi, completamente oggi, passivo. Cioè finalmente oggi abbiamo visto un esercizio di libertà e di difesa dei propri diritti. Oggi, dopo decenni, durante la manifestazione contro l'infame decreto che obbliga la popolazione italiana a vaccinarsi obbligatoriamente, manca solo il vaccino contro i cani. Sì, no, manca sì, il vaccino dei cani, che guai, lo devi fare per forza, eccetera eccetera. Il vaccino delle pulci, perché adesso fra poco vaccineranno anche le pulci, perché i cani non si vaccinano le pulci. Sì. Sì, vaccineremo per salvare le pulci. Esattamente. Abbiamo i cani che devono essere vaccinati dalle pulci che sono contenute nei gatti. I gatti sono i portatori di pulci, quindi i gatti devono essere vaccinati. Se non si vaccinano, danno le pulci ai cani. E le pulci che ci hanno al culo i vari esponenti del Ministero dell'Interno non gliela va mai a levare nessuno. No, scusate, ho sbagliato. Della sanità, ma che è il Ministero della sanità. Degli enti pubblici in generale, con particolarità al Ministero della Sanità, della Corruzione. Certo. È il Ministero della Corruzione, non della Sanità. Allora, tra le tante cose, c'è un articolo che mi ha colpito e lo voglio leggere perché è veramente interessante. C'è uno che si è beccato, è sopravvissuto a due attentati. Cazzo, io andrei in giro grattandomi il coglione tutti i minuti. Beh, è meglio leggerlo. L'autista di Falcone che visse due volte. Oh, è il primo articolo che leggo su questo argomento. No, già, è uscito anni fa, era uscito già. Di nuovo? Sì, comunque se ne parla poco, poverino. Sì, no, infatti. Nel 1983 resta ferito nell'attentato di Chinnici e il 23 maggio 92 scampa a quello in autostrada 25 anni dopo. Giovanni Papalcuri ricorda la stagione delle stragi. Noi abbiamo avuto una situazione in Italia che oggi viene chiamata stagione delle stragi, non ne parla nessuno. Stragi di Stato, capiamoci bene. Oltretutto. Palermo, nella vita di Giovanni i numeri hanno sempre avuto una certa importanza. Ogni tanto ne parla con Giuseppe, un altro superstite delle guerre di Palermo. Giovanni è saltato in aria 9 anni dopo di lui, si è sposato 9 anni dopo di lui, è nato 9 anni dopo di lui, nello stesso mese e nello stesso giorno. Il 14 marzo nel 1956, uno e nel 1947 l'altro. Le loro mogli sono nate invece lo stesso giorno, lo stesso mese e anche lo stesso anno. Ma guarda che strano. Quando penso a queste corrispondenze nel tempo mi manca il respiro, e ha perfettamente ragione. Dice Giovanni, se le fosse andato a dire a Jung non si sarebbe meravigliato per niente. Quando penso a queste corrispondenze del tempo mi manca il respiro, dice Giovanni, mentre apre la porta blindata di quello che 35 anni fa era il bunker del pool antimafia, l'ufficio istruzione del tribunale dove si è ideato e costruito il maxi processo a Cosa Nostra. Giovanni Papalcuri era l'autista di Falcone nei primi anni 80 e Giuseppe Costanza ha preso il suo posto il 29 luglio 1983, quando Giovanni è rimasto ferito nell'attentato contro il consigliere istruttore Rocco Chinnici. Poi Giuseppe è riuscito a non morire
il 23 maggio 1992 nell'inferno dell'autostrada che dall'aeroporto di Punta Raisi arriva sino a Palermo. Qui io mi soffermo perché ho letto questo articolo e lo voglio anche commentare. Io più di una volta ho detto in un mio intervento che ho chiamato la solitudine del condannato a morte. E sentendo parlare soprattutto un grande giornalista italiano che oggi scrive sul quotidiano La Verità, e qui io vi voglio far vedere, credo di averlo messo qui, no, però ha scritto un articolo molto importante nella Verità di oggi in cui appunto parla di coloro che stanno rovinando definitivamente l'Italia, e quando lui scrisse un articolo sempre per la Verità nel quale dimostra come cercavano in tutti i modi di coinvolgerlo nell'operazione che avrebbe poi portato all'omicidio del questore del commissario Calabresi, e illustra tutto quello che è stato fatto per anni contro il commissario Calabresi. Non a caso oggi cercano di farlo diventare santo. Anche lui racconta, avendo rifiutato di far parte di quella massa di delinquenti, di cani rabbiosi e di servi sciocchi che hanno firmato contro il commissario Calabresi, avendo rifiutato, racconta le pressioni che lui ebbe da tutti gli ambienti politici, extrapolitici, parlamentari, giornalistici e del sistema per far firmare anche lui contro il commissario Calabresi. Ricordiamo che questa messa al bando è stata poi prodromica dell'assassinio del commissario Calabresi. L'isolamento per primo. Esattamente. E lui ha parlato anche, ha scritto, dell'incontro che lui ebbe con Calabresi, dove lui, facendo forza della sua altissima fede religiosa cristiana, aveva risposto dicendo: sì, io sono riuscito fino ad oggi a tenere duro e a starmene buono proprio grazie alla mia fede cristiana. Tanto è vero che oggi vorrebbero farne un santo, ma siccome fare santo lui vorrebbe dire interferire con la classe politica dirigente che oggi apparentemente sta al governo, che sono gli eredi di quei crucifiggitori, è chiaro che la cosa sarà piuttosto difficile. Ma la solitudine del condannato a morte è una solitudine che ha riguardato anche il generale Dalla Chiesa. Assolutamente. E mi sono ricordato della solitudine di un grande torero raccontata da mio zio Max, che ha scritto l'unica grande opera dedicata alla corrida in Italia, intitolata Volapiè, dove anche lui parla della solitudine di Manolete. Manolete, poco prima di essere incornato, dicevano puzzava da morto. Ed era ovviamente stato isolato. Io ho detto qualche nome, ma i nomi dei condannati a morte in questo senso sono moltissimi. Basterebbe pensare a quella serie di personaggi benemeriti dello Stato italiano, poliziotti, moltissimi, carabinieri, che sono stati immolati gratuitamente nella lotta alla mafia, che è una lotta che non si può fare, perché la mafia è la Costituzione italiana, la Costituzione italiana è la mafia, perché gli angloamericani hanno conquistato l'Italia grazie alla mafia, per conto della mafia, e hanno instaurato un potere dove chi di dovere deve stare al posto giusto, con l'ausilio e l'ok della mafia. Ma prima di questo io mi sono ricordato di tante persone, tra cui anche di uno che era il federale di Milano della Repubblica Sociale Italiana, del Partito Fascista,
Aldo Resega, anche Aldo Resega, che aveva detto che voleva stare da solo, non aveva paura degli attentatori, fu completamente isolato, tant'è vero che io ho letto la cronaca dell'assassinio di Resega, dove due giovani terroristi lo hanno aspettato mentre lui usciva di casa, e usciva tranquillamente senza avere nessuna scorta, e in una piazza completamente vuota c'era soltanto una persona che fingeva di leggere il giornale, poteva essere una spia, un agente segreto inglese, un agente segreto americano, uno dell'Ovra, non si sa chi potesse essere. Hanno aspettato che questo uscisse e l'hanno ammazzato tranquillamente, poi se ne sono andati in bicicletta. Questo siamo nel 1944 a Milano, laddove, dico io, c'era anche da starsene attenti, perché già parecchi altri segretari federali del Partito Fascista Repubblicano erano stati assassinati in questa maniera. Allora, che cosa devo concludere? Che la solitudine del condannato a morte è una caratteristica tipica della condanna a morte per decreto di attentato, per decreto di terrorismo. Chi deve cadere sotto il piombo del terrorismo, sia o no mafioso, sia o no mafio Stato, a un certo punto percepisce la propria solitudine. Detto questo, io vorrei continuare a leggere qui. Giovanni Paparcuri era l'autista di Falcone nei primi anni Ottanta e Giuseppe Costanza ha preso il suo posto il 29 luglio 1983, quando Giovanni è rimasto ferito nell'attentato contro il consigliere istruttore Rocco Chinnici. Mi pare che Rocco Chinnici è stato ammazzato, era, mi pare, di Magistratura Democratica. Quanti magistrati sono stati fatti fuori a quell'epoca in Sicilia? E quanti sindacalisti, a incominciare dall'attentato di Portella della Ginestra? È stata una sequenza di sindacalisti assassinati, senza nessuna eco, come sarebbe stato concepibile e no logico che avvenisse. Poi Giuseppe è riuscito a non morire il 23 maggio 1992 nell'inferno dell'autostrada che dall'aeroporto di Punta Raisi arriva sino a Palermo. Anche da questo punto di vista c'è da dire qualcosa, perché Falcone è caduto vittima di questo incredibile attentato semplicemente perché ha fatto sempre la stessa strada. Non è che ha cambiato strada. Allora, io ricordo, perché stiamo qui facendo una rassegna stampa, ma questa ti deve servire per ricordare che il famoso Tito, Broz, il quale per un certo periodo è stato il capo della Jugoslavia social comunista, non comunista, social comunista, rimanendo sempre in piedi e scampando sempre agli attentati, lui ha avuto dei tentativi di attentato negli anni 30 perché si era messo contro Stalin, ma cambiava sempre strada, gli davano un incarico, perché lui è uno assieme a Togliatti faceva parte il gruppo estero, sì, come si chiamava, della, vabbè, non me lo ricordo più, mai. Gli davano degli incarichi, lui è andato da un'altra parte, doveva fare una strada, faceva un'altra, e mi ricorda quelle poche navi che si sono salvate durante il secondo conflitto mondiale, navi, soprattutto navi di trasporto, merci e oggetti utili per i nostri militari che combattevano in Libia, in Tripolitania e in Cirenaica, che le navi che si salvavano erano le navi che facevano un percorso completamente diverso da quello che gli veniva loro ordinato. Perché se facevano quel percorso, e lo dico per i giovani, venivano sistematicamente affondate, con la perdita del materiale, ma anche con la perdita delle vite umane, come minimo di quelli che stavano ai motori, come minimo, perché il siluro arrivava dritto lì, eh? Ecco, per dirne un'altra. Quindi Tito
non solo si è salvato in questa maniera, ma si è salvato anche durante la guerra per bande che ha organizzato contro italiani, ustascia, croati e tedeschi durante la guerra civile in Jugoslavia. Ma si è salvato sempre per quel suo eccezionale fiuto, per cui poco prima che qualcuno o qualcuno scovasse il suo covo, lui da quel posto se n'era andato. Ora abbiamo un falcone che fa sempre la stessa strada. E abbiamo, si direbbe, bisogna a cercare. E abbiamo un D'Antona. Paolo come D'Antona, no, poi soprattutto come Biagi. Come Biagi, Biagi soprattutto, che aveva chiesto la scorta e siccome andava all'università, mi pare di Parma, andava all'università di Parma o di Piacenza, dove era insegnante. E poi prendevi il treno a Bologna pigliava la bicicletta per andare a casa. Passava sotto il tornado. Allora pensate bene che lui aveva chiesto, no? Aveva chiesto di avere come minimo la scorta che si dà regolarmente a figli, nipoti, amanti di deputati, di mafiosi e di quant'altro. Quella, la scorta è sicura, gliela dai sempre. E poi quel figlio di Troia, che all'epoca era ministro dell'interno, quello che gli avevano, non sapeva che gli avevano regalato un appartamento vista Colosseo, disse che era un rompicoglioni, che Biagi era un rompicoglioni. Scaiola. Disse che Biagi era un rompicoglioni, capito? Che chiedeva... No, pubblicamente l'ha detto. Sì, pubblicamente. Allora, e ripetiamo anche il caso di Borsellino, il quale, ben sapendo di essere, l'aveva detto 100 volte, sotto nel la mirino, mira, nel mirino, andava tranquillamente a rischiare la vita, come l'ha rischiata e sono morti, di 5 giovani ragazzi della scorta per andare a trovare la mamma. Ora, ragazzi, qui bisogna che almeno voi, amici miei, no, amici nostri, ragionate. Dopo che gli avevano ammazzato gli altri colleghi, quindi non è che dici, sai, è, certo, è un'ipotesi. Sì, certo, è il primo della lista, capito? È l'ultimo della lista, capito? Cioè, tu dopo aver sbattuto il grugno, cioè lui, l'altro amico, continua a insistere. Dal 1943 hanno ammazzato gente. Se cominciamo, io ricordo sempre Nini Cassarà, ad esempio. Nini Cassarà non se l'aspettava proprio, l'hanno ammazzato. Mi ricordo quell'uomo che è stato un grande ricercatore, veramente un grande ricercatore, ammazzato come un cane mentre stava al bar. Ma quanti ne hanno fatti fuori? È un elenco incredibile. E questo qua va a trovare la mamma, mettendo a rischio anche la mamma altre volte. Vabbè. Queste sono mie esternazioni che faccio e ripeterò ovunque. Convergenze e coincidenze, destini che si inseguono. Come raccontare i morti e i vivi di una città mattatoio, se non partendo dai numeri che ossessionano? Giovanni Paparcuri, ancora dopo tanto tempo e dopo tante stragi? Giovanni è ormai in pensione, ma in questa primavera che si prepara a ricordare il 25esimo anniversario della carica d'esplosivo che ha fatto tremare l'Italia, ogni mattina apre ancora quella porta blindata. E c'ha ragione. Dietro ci sono le stanze di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, luoghi che, come è scritto su una targa d'ottone, sono diventati un piccolo museo visitato dai palermitani e da studenti provenienti da ogni regione. Tutto è rimasto come allora. Eh sì, è rimasto proprio come allora. Tutto è rimasto come allora, cari amici. Anzi, è peggio, perché fino al punto di svendere la pelle fisicamente dei propri concittadini, nessun mafioso ci è mai arrivato. Ci ha pensato bene il Presidente di questa Repubblica. Che non a caso viene da quelle derivazioni lì. Esattamente. Tutto è rimasto come allora. La pesante cassaforte di ferro sotto la finestra della stanza di Falcone, il fascicolo su Filippo Marchese detto Milinciana,
nell'armadio di Borsellino, le papere di legno sulla scrivania di Falcone, il rapporto sul covo di via Pecori Giraldi in uno schedario di Borsellino, alcuni faldoni del Maxi 1, del Bis, del Ter e del Quater nel piccolo archivio che si affaccia nel corridoio. Giovanni Papercuri inizia dal principio. Ero in ferrovia, ma volevo fare altro. Così ho presentato domanda per diventare autista giudiziario. Guadagnavo più di 600.000 lire e il mio primo stipendio in tribunale era esattamente la metà. Dopo un primo incarico in corte d'appello, per punizione un giorno mi hanno spedito dove non voleva andare nessuno, assegnato al giudice Falcone. Già allora loro non ci volevano andare, perché Falcone, come dicevo, era a rischio. Di Manolete puzzava di morto. Il giudice è famoso, ha già fatto capire a Palermo che per combattere i mafiosi non si possono più fare le inchieste e i processi senza riscontri e senza prove. Era un sistema banalissimo che tutti gli altri magistrati affiliati alla Masso Mafia facevano regolarmente. Facevano i processi senza riscontri e senza prove, dopodiché i mafiosi andavano assolti. Quella era la tecnica. E Falcone fu contrastato pesantissimamente, come abbiamo già detto in altri video nostri, proprio perché lui invece cercava i riscontri, voleva farli condannare i mafiosi, capito? Li voleva far condannare. Ma più che altro voleva arrivare ai mandanti. Ai mandanti. È lì che ha firmato la condanna a morte. Loro, è vero che loro, sia Borsellino e Falcone, un giorno sì e un giorno no, stavano in America, stavano negli Stati Uniti, era un viaggio continuativo, di tal che alcune persone avvedute, se dovevano prendere un aereo e vedendo che era prenotato Falcone, quell'aereo non lo prendevano. Ma insomma, queste cose che entrano nell'ambito del calcolo delle probabilità e della nostra esperienza personale. Il giudice è famoso, ha già fatto capire a Palermo che per combattere i mafiosi non si possono più fare le inchieste e i processi senza riscontri e senza prove. Le indagini sugli Spatola e sugli Inzerillo, la scoperta dell'eroina da parte che parte per l'America e i soldi che tornano nelle banche siciliane, la morfina base che i mafiosi vanno a prendere nel sud-est asiatico. Qui, su questo caso, voglio ricordare anche un bellissimo film che fu fatto circa 30 anni fa con due notissimi attori inglesi e intitolato Il papavero è anche un fiore, dove in quel film si fa vedere appunto come questi due investigatori partono appunto dal Medio Oriente seguendo un percorso, cioè tutto il percorso, c'è la carovana che loro seguono e tutto quanto, tutto il percorso fino ad arrivare, vedi caso, in Sicilia. Ma che bello! Ma che strano, la Sicilia è ricca, te credo che è ricca. Nell'estate del 1983 Falcone è in Thailandia per interrogare Col Pak Ki, un cinese di Singapore che ha deciso di cantare. Il giudice è dall'altra parte del mondo e l'autista Papercuri da qualche giorno ha il compito di prelevare a casa il consigliere Chinnici, anche la mattina del 29 luglio un'autobomba. Muore Chinnici, muore il maresciallo Mario Trapassi, muore l'appuntato Salvatore Bertolotta, muore il portiere dello stabile di via Pipitone Federico Stefano Lisacchi. Un tuffo al cuore e io resto vivo. Dopo il boato prima vedo una luce bianca, poi una luce rossa e poi una luce nera. Sento come un benessere che mi solleva in alto, sempre più in alto. E alla fine mi risveglio in ospedale. Giovanni ha appeso su una parete del bunker la foto dell'alfetta blindata devastata dall'autobomba. Vedi quelle due grandi chiazze sull'asfalto? Sono il mio sangue. Torno in servizio un anno e mezzo dopo, due dita della mano destra riattaccate, schegge conficcate nelle tempie.
il gomito disintegrato, timpani perforati, almeno i timpani, timpani perforati, un fischio che non l'avrebbe mai più abbandonato. Ha finito con la guida e con le blindate, ma ci prova lo stesso all'ospedale militare, gli dicono però che non è idoneo. L'amministrazione giudiziaria lo declassa a commesso e lo destina all'ufficio procedimenti contro ignoti. Un buco. Ma guarda un po', ti sembra una cosa strana questo procedimento contro ignoti? La procura, la procura della Repubblica sì, di Roma, certo, ha dichiarato in più occasioni delle nostre denunce che il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, il Presidente della Camera, il Presidente del Senato sono ignoti. Oh, attenzione, citati che tu quando hai fatto la denuncia non hai scritto contro il Presidente della Repubblica. Nome, hai messo cognome, cognome, paternità, maternità, dato di nascita. È chiaro? È il colmo della follia quello. Ma ci prova l'esperienza. A Palermo arrivano i primi computer dal Ministero di Grazia e Giustizia, sono ancora tutti accatastati in un magazzino, imballati nei cartoni. E cazzo che vuoi mettere i computer? Ma ragazzi, volete dare i computer a ciò che c'erano certe notizie e girino? Ma mai e poi mai. I computer arrivano perché devono pagare. Io mi ricordo, feci una battaglia, poi dovetti desistere, quando ero consigliere circoscrizionale, chiedemmo un computer e l'amministrazione comunale di Roma ce lo fece pagare 21 milioni ancora, quando costava 3 milioni di vecchie lire, capito? Ecco, questo è l'andazzo. E io mi opposi, se non che tutti gli altri consiglieri, lascia stare, se no non abbiamo nemmeno un computer. 21 questo, milioni. Sì, questo è avvenuto nella fine degli anni 90. Arriva che cazzo di computer era? Che era tipo quello computer dell'IBM che era grosso un palazzo? Un computer a pedali, come le macchine da cucire Singer, a pedali. E come volete che fosse? 21 milioni ce l'addebitarono. Nessuno li usa perché nessuno li sa usare. I computer della procura di Palermo. Porcura. Sì, i computer della procura di Palermo. Nessuno li usa perché nessuno li sa usare. Oh, ragazzi. È dovuto arrivare Tonino Di Pietro, che è mio compagno di scuola, esatto, giustamente sapeva come si usavano i computer. Esattamente, ti immagini. E noi li utilizzati per denunciare chi non doveva denunciare, cioè, oltretutto il mascalzone. Ma noi li studiavamo i computer, quindi lo sappiamo come erano. Giovanni Paparcuri, incapace di intendere di volere e soprattutto di eloquiare all'epoca. Ah, di eloquare per era però preso in considerazione perché era un esperto di computer. Esattamente. Figuriamoci che non aveva mai altri studiato dopo i presunti esami di diploma. Ma quando mai? Giovanni Paparcuri ne prende uno e comincia a studiarlo. Dopo un paio di settimane, grazie a un Olivetti, riesce a smaltire con gran velocità le pratiche accumulate. Falcone e Borsellino lo convocano e gli chiedono: ma come hai fatto? Saresti in grado di informatizzare anche i nostri atti del maxi processo? Per Giovanni Paparcuri comincia un'altra esistenza. Tutti i segreti del bunker sono costituiti nella sua stanza, anche la password del computer di Giovanni Falcone. Avanti! È la stessa del databank che il giudice avrà sempre nelle mani qualche anno dopo. È il 1985 e Giovanni Paparcuri diventa un personaggio chiave di quel pool che fa la storia. C'è Falcone, c'è Borsellino, c'è il consigliere istruttore Antonino Caponnetto che ha sostituito Rocco Chinnici. Rocco Chinnici, ci sono i giudici Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello e c'è lui. Palermo intanto ingoia altri uomini, come Nini Cassarà, ecco, vedi che c'è, che me lo sono ricordato, come Nini Cassarà, il poliziotto che più di altri è vicino a Falcone, vedi che me lo sono ricordato.
veniva qui quasi ogni giorno, portava le ultime notizie della sua sezione investigativa della squadra mobile. Ricordi che si rincorrono, anche i più lontani. Nel piccolo museo dentro il tribunale di Palermo c'è la scrivania dove lavorava Falcone, quella che era sempre coperta da montagne di assegni attraverso i quali il giudice ricostruiva le alleanze tra le famiglie. Con gli assegni ricostruiva le alleanze. Una tacca elettrica, una tacca a batteria. Abbiamo finito. Con gli assegni il giudice Falcone stabiliva le alleanze tra le famiglie, mi pare ovvio, la cosa più banale da fare. Cherchez la femme, cherchez l'argent, è sempre quello. Esatto, cherchez Giovanni l'ha ritrovata tra vecchi arredi ammucchiati nell'ala del registro generale civile. Ce n'erano due o tre, tutte uguali. L'ho riconosciuta da questo segno. Una rigatura sul legno chiaro, provocata dalle manette di un imputato. Gaetano Fidanzati, un mafioso dell'Acqua Santa. Era nella stanza di Falcone quando il giudice l'ha provocato. Gli ha detto: ho intuito che lei sarebbe intenzionato a collaborare con noi. Quello è diventato pazzo e ha cominciato a picchiare le mani sulla scrivania e i ferri delle manette hanno intaccato il legno. La seconda stanza a destra, quella di Falcone, una macchina per scrivere, una relazione sul ruolo del giudice nella lotta alla mafia, questa la corretta sua moglie Francesca. La dottoressa all'ora di pranzo scendeva nel bunker quasi sempre. La terza stanza, sempre a destra, quella di Paolo Borsellino. Sul muro appesa a un chiodo un impermeabile blu. Giovanni lo mostra e spiega: c'è una cerniera sul bavero. Qui si attaccava la blindatura. Sì, era un impermeabile blindato che il giudice Borsellino non ha mai usato per due ragioni. La prima è che era troppo lungo per lui. L'altra, più importante, è che quando i poliziotti della sua scorta hanno provato la resistenza esplodendogli contro alcuni colpi di pistola, la blindatura è andata in frantumi. Capito dove comanda la mafia e come comanda la mafia? Giovanni Paparcuri ritorna sulla sua Palermo, sui giudici e sui poliziotti che non ci sono più, su Giuseppe, sulle bombe e sui numeri che hanno accompagnato le loro vite. E per fortuna che nel 1945 hanno detto che sarebbe finita ogni guerra. Basta? Direi di sì. Questo è tutto falso. Se lo vuoi te lo lasci, è quello sui padroni delle banche. Tutto completamente falso. No, i dati, quelli superficiali, apparenti, sì. E beh, che vuoi che dica? Ah, però invece c'è questo. C'è il libro che viene qui promosso di Gianluigi Paragone. Sì, ma è acqua santa anche quello. È acquetta. È risciacquo. La copertina del libro di Gianluigi Paragone, Gang Bank, gradualmente. Il neoliberismo, i mercati, le banche d'affari. Nel suo ultimo libro Paragone invita gli italiani a ribellarsi alle nuove regole dell'economia e della società, ripartendo dai nostri diritti. Bene, cari amici, noi sono ormai, per quanto mi riguarda, è più di mezzo secolo che mi ribello. E io dall'85, esattamente. Quindi sono 32 anni. Io dal 52-53, va bene. Questo te lo lascio e te lo leggi, okay. Così lo potrai commentare. Ok. Sempre so long. Sempre in onore del grande Dio Priapo.